Ritrovati cari telespettatori di Fano TV, oggi siamo al Pincio, uno dei luoghi suggestivi del Natale fanese, dove è stato allestito un vero e proprio villaggio di Natale. Tra le tante iniziative del Natale più c'è quella in cui si vuole far emergere e valorizzare i prodotti tipici e di tutte le eccellenze del mondo della pasticceria che la città della fortuna è in grado di offrire. Sono stati organizzati una serie di incontri per parlare della moretta fanese e degli abbinamenti della pasticceria che sono stati creati, prodotti, proprio per gustare al meglio questa bevanda della tradizione fanese. Gli incontri si inseriscono nel progetto Fano Gastronomica, che vede un lavoro di sinergia tra Confesercenti di Fano e il supporto della Proloco Fanum Fortune. Quest'oggi a parlare di moretta ci sarà Francesco Dionisi del Bonbon Art Café e per la parte del dolce sarà curata da Panificio Arte Bianca. Venite con noi a gustare un sorso di tradizione. Siamo nello stand allestito dove tra pochi minuti si gusterà una buonissima moretta, si mangerà del buon dolce di Arte Bianca e sono in compagnia di Francesco Dionisi di Bonbon Art Café. Francesco, sarai te a iniziare questa serie di incontri a parlare di questa tipicità del tutto fanese. Sì, noi apriamo le danze della moretta, diciamo, no? E la moretta è un must per la città di Fano e sto semplicemente a spiegarla, è una miscela di rum, anice e brandy con scorza di limone e caffè. Chiaramente zucchero a scelta se uno vuole o non vuole. La tradizione fanese è senz'altro la moretta. Quando si parla di Natale si parla di tradizioni. Sì, la moretta può essere una bevanda simpatica anche come regalo natalizio, come da mettere in un cesto, da regalare insieme a un panettone, a un terrone. Per le feste di Natale può essere un buon collegamento tra regalo e tradizione. E Francesco, abbiamo svelato più o meno quali sono gli ingredienti, qualcuno vocifera che ce ne sono anche 5, però ci prendiamo il beneficio del dubbio. In continuazione sentiamo come si prepara la moretta, ma c'è anche un modo di come si beve la moretta? Allora, se proprio vogliamo andare alle radici, la moretta inizialmente veniva diciamo bevuta già mescolata, non c'era gli strati, non c'era, cioè era un beverone messo dentro un termos che si beveva già mescolata, insomma. Infatti molte persone anziane della città tante volte fanno scendere la moretta e poi la scaldano per amalgamarla, non la scaldano prima. Quindi non ci resta che invitare tutti a bere questa bevanda spiritosa che è destagionalizzata, perché la moretta si può bere in tutto il periodo dell'anno. Guarda, noi siamo al mare, il Bonbon è al mare, la vendiamo estate, inverno, autunno, primavera, sempre. I turisti l'adorano. Io sono stato l'anno scorso al SIGEP in fiera in uno stand di una torrefazione con la moretta. La gente è impazzita, gente dal Piemonte, dalla Sicilia, impazzita per la nostra moretta, quindi è un cavallo da cavalcare. Allora venite a bere la moretta di Francesco Dionisi e buona moretta a tutti. Siamo in compagnia di Francesco Camilloni del Panificio Arte Bianca. Francesco, ben trovato, sarete voi a curare la parte del dolce di questo primo incontro. E che cosa vi ha ispirato? Perché oggi praticamente parleremo del combo tra moretta e pasticceria. Sì. Allora, noi una quindicina d'anni fa abbiamo iniziato a fare questo dolce che si chiama il moretto ed è un dolce appunto con la moretta, un lievitato con dentro una glassa con i sapori tutti della moretta. E negli anni abbiamo visto che comunque questo prodotto è piaciuto molto anche sia ai fanesi e anche ai turisti e poi abbiamo aggiunto altri prodotti sempre con i sapori della moretta. Quindi oggi cosa troviamo su questo fantastico bancone? Allora, sono tre prodotti, un lievitato che è il moretto, i tozzetti alla moretta, che è un biscotto secco sempre con i sapori caffè, rum, anice e brandy, e il torrone alla moretta. Quindi una squisitezza da accompagnare alla moretta o anche mangiare in totale libertà. Speriamo che piaccia a tutti, insomma, e
Sì, comunque si può mangiare sia così, noi lo facciamo il moretto nel periodo natalizio, ma si può mangiare anche tutto l'anno, anche i biscotti, quindi si può. Sì, perché come dicevamo la moretta è destagionalizzata, quando si ha voglia si può mangiare in ogni momento della giornata, dell'anno, insomma, come i vostri prodotti, e che possono venire a gustare in questo momento e anche magari nei prossimi giorni per i futuri acquisti anche natalizi, giusto? Sì, sì, noi ci trovano nel negozio in via Viale 12 Settembre. E questi prodotti li abbiamo sempre, anche tutto l'anno, quindi possono venire a trovarci quando vogliono, insomma, ecco, vi aspettiamo. Grazie e buon lavoro. Grazie anche a te, anche a voi. Direttore, questa iniziativa rientra nel progetto Fano Gastronomica, dove vede un braccio operativo tra Confesercenti Fano e supporto dei Proloco Fanum Fortune. Assolutamente, abbiamo partecipato con entusiasmo al bando del comune di Fano con Fano Gastronomica, portando all'interno di una atmosfera fantastica, natalizia, ma non solo. Il nostro pincio è meraviglioso sempre, un'eccellenza di Fano, la moretta con insieme dei dolci. Confesercenti è veramente onorata di partecipare a queste iniziative, sono iniziative molto importanti per promuovere l'eccellenza locale, l'eccellenza soprattutto in questo caso di Fano. Ed è la mission di Confesercenti questa, quindi portare Fano alla ribalta di internazionale ormai per Confesercenti, anche e soprattutto attraverso questo tipo di eccellenza. Sì, perché Natale è tradizione, e perché non parlare proprio dei prodotti tipici tradizionali in questa occasione, in questo luogo meraviglioso? Assolutamente, è la cosa migliore, la cosa più naturale, ci viene anche piuttosto bene, anche col vostro supporto, no? della vostra emittente, assolutamente ci siamo, è bello, è come si dice, l'occasione fa l'uomo ladro, quindi in questo caso riusciamo anche a promuovere meglio, a veicolare meglio le nostre iniziative. Grazie direttore e buone feste. Grazie a voi e buone feste. Stefano, questo primo incontro, un ciclo di incontri, questa bella iniziativa che entra nel progetto Fano Gastronomica, ci illustra un po' il programma di questi incontri. Sì, come Confesercenti alla chiamata di poter promuovere il territorio e praticamente i prodotti tipici locali, dopo il grande successo del Brodetto e del Fuori Brodetto non potevamo mancare la protagonista, insomma, della nostra città, ovvero la Moretta. Tre appuntamenti imperdibili con delle eccellenze del territorio, quindi il caffè di Mascaffè, la collaborazione dei pasticceri Andrea Urbani e la Emanuela Ghiandoni delle Terrazze e poi l'Arte Bianca. Praticamente loro ci spiegheranno come si può declinare la moretta, oltre ad essere la tipica bevanda, anche sotto forma di ricetta dolce, quindi il panettone piuttosto che un tornone o un biscotto. Naturalmente protagonista è anche proprio la tipica bevanda fanese, quindi ci saranno anche tre grandissimi baristi a spiegare la nascita, la storia e come si prepara. E quindi avremo in nostra compagnia Francesco Dionisi del Bonbon, avremo Mattia Bernardi del bar Pino Bar e avremo Stefania Palazzini del Caffè del Porto. Quindi cercare di ripercorrere la tradizione, scoprire quali sono le origini della moretta e capire qual è la ricetta segreta. E direi che è un combo perfetto tra bevanda spiritosa e pasticceria. Direi di sì, abbiamo cercato di rappresentare al meglio quello che è la nostra tipicità, la moretta fanese, e capire come può essere declinata, oltre al classico caffè, anche in altre ricette. Quando si tratta di promuovere il territorio, Confesercenti c'è, lo facciamo volentieri, lo facciamo per la città, perché è importante cercare di promuovere il nostro territorio. Sindaco, quando parliamo di Natale parliamo di tradizione e moretta è sicuramente una delle tradizioni di Fano. Beh, Fano è molto legata alla moretta perché unisce il mare, la tradizione del mare, ma anche il centro, perché la moretta nasce anche al centro nei freddi inverni dei tempi che furono.
ed è giusto e bello valorizzarla, ricordarla, perché dietro ogni cosa c'è una storia, ci sono delle storie, e la Moretta appartiene a questa categoria. Quindi queste giornate qui in questo posto fantastico e suggestivo, Confesercenti ha fatto bene a promuovere questa iniziativa in collaborazione con le pasticcerie, perché uniamo delle cose, delle dolcezze insieme, quindi portano valore aggiunto. Poi con questo freddo una buona moretta è sempre un piacere berla. Grazie Sindaco, buon lavoro e buone feste. Grazie, buone feste a tutti voi. Siamo nella casettina al Pincio del villaggio di Natale della Proloco. Siamo tutti vicini perché è molto rigido, ma oggi ci riscalderemo con la moretta, giusto? Abbiamo la moretta di vari prezzi, che è una specialità della nostra città di Fano. Perché quando parliamo di moretta parliamo di prodotto tipico della tradizione della città di Fano, dei marinai, diciamo, del porto di Fano. La moretta è nata al porto di Fano e perciò è una tradizione che noi ci portiamo avanti, è un orgoglio di Fano per questa tradizione. Però sappiamo benissimo che la moretta non si beve solo d'inverno ma anche d'estate, perché è un prodotto da destagionalizzare, perché si può bere sempre, giusto? Senz'altro, dopo un pranzo ben fatto una moretta sta veramente bene. Romina, io con lei volevo fare un po' il punto di questa iniziativa, di questi incontri che rientrano nel progetto di Fano Gastronomica, un braccio operativo tra Confesercenti Fano e supporto di Fano un Fortuna, la Proloco, giusto? Certo, certamente sì. Noi siamo da supporto a tutte le associazioni e collaboriamo, c'è sempre stato un bel connubio tra Confesercenti e con tutte le associazioni poi di Fano. Noi siamo un'associazione di volontariato, eccetera, quindi detto questo, promuoviamo il territorio, soprattutto ecco, con la moretta, con i prodotti enogastronomici. Abbiamo i panettoni delle pasticcerie nostre locali, artigianali. Quanto è importante il volontariato in queste occasioni, Romina? Il volontariato è fondamentale, anzi, più gente di Fano partecipa al volontariato e meglio è. Perché secondo me è l'anima poi della città, no? Se non ci fosse il volontariato, tutto questo magari non potrebbe succedere. E quindi alla telecamera diciamo, mi invitiamo tutti a trovarvi. Certo, venite tutti a trovarci in Proloco, telefonate, partecipate, venite a trovarci al mercatino, tutti gli altri mercatini che ci sono anche poi nella provincia, da Candelara, Monbaroccio, perché facciamo parte del circuito del Natale Più. E allora auguriamo a tutti chi ci sta seguendo un saluto a Fano TV e buone feste. Buon Natale a tutti. Buon Natale. Si è appena concluso il primo incontro dedicato alla moretta e in combinazione con la pasticceria fanese. Non mi resta che augurare buon proseguimento con i programmi di Fano TV. Buone feste e a me non mi resta che assaggiare questa meravigliosa moretta accompagnata dal suo dolce. La moretta, diciamo che è il gusto tradizionale che nasce nella nostra città e quindi è un gusto che viene riportato, è proprio caratteristico, quindi perché no anche nel dolce. E quindi noi questa sera presentiamo un dolce proprio tipico lavorato a freddo, che sarebbe, noi l'abbiamo chiamato il murretin, proprio in fanese, perché appunto dobbiamo proprio rendere caratteristico sempre di più questa bellissima bevanda, buonissima bevanda, che poi ormai è conosciuta anche a livello nazionale. Quindi prendere la moretta senza dubbio è un gesto di aggregazione, è una cosa simpatica. Qui a Fano si invitano gli amici proprio a bere la moretta, e adesso alla pasticceria Le Terrazze potete anche venire a mangiare il murretin, che è buonissimo. La moretta è senza dubbio una delle peculiarità più interessanti. Ce ne sono veramente tante, perché la nostra cucina è piena di tradizione, è piena di piatti veramente interessanti, sia per quanto riguarda la marineria ma anche per quanto riguarda la cucina più tradizionale. In questo percorso
stiamo cercando di valorizzare, qualora ce ne fosse bisogno, la moretta, ma la moretta fanese, fatta con la tradizione, con la ricetta antica. In periodi così difficili è molto importante cercare di creare una sinergia tra i vari operatori, sia per quanto riguarda la pasticceria, i bar, i ristoranti, quindi cercare di creare una squadra, sinergia, perché abbiamo visto che in momenti non del tutto semplici cercare di fare squadra, unione, è un segreto veramente importante. La moretta è un po' il simbolo della nostra città, è un'eccellenza che ci portiamo avanti da tantissimo e niente, io sono abbastanza orgoglioso di essere qui stasera a spiegare un po' quello che è per noi questo caffè, che è speciale, come lo possiamo definire, veramente un caffè speciale che provano anche a imitarci intorno ma non gliela fanno, la moretta si beve solo esclusivamente a Fano. Diciamo la moretta è anche un elemento di socialità, no? Per la nostra città, anche per trovarsi con degli amici, ma anche per appuntamenti, soprattutto perché è radicata ormai nel contesto cittadino, ma soprattutto anche nelle abitudini. Sì, diciamo che il fanese beve la moretta e la beve in ogni periodo dell'anno e ci si ritrova, io avendo, dico, 38 anni di esperienza perché sono nato e cresciuto dentro il bar, e vedo che la moretta è un momento in cui la gente si ritrova e cosa facciamo? Prendiamo un caffè? Ma no, prendiamo una moretta, si prende la moretta, si sta lì, si fanno quattro chiacchiere ed è veramente un bel momento per tutti. E per il terzo appuntamento, sorso di tradizione, della bevanda tipica fanese, la moretta, andiamo a trovare gli amici del Caffè del Porto. Ciao a tutti. Buonasera a tutti. Ecco, la moretta. La moretta non abbiamo una certa data di nascita, ovviamente, quando è nata, chi l'ha inventata, ma siamo certi dei 5 ingredienti che la compone. Certo, anice, brandy, rum, zucchero, scorza di limone e caffè. Simone, una domanda, quante morette facciamo al giorno? Ne facciamo tante, anche perché la nostra ricetta è segreta ed è da 30 anni che siamo giù nel locale, con il locale del Caffè del Porto, e tutti i giorni ne facciamo tante. Bevanda amata dai lupi di mare e dai marinai, ma non solo, perché molti turisti vengono anche a provare questa bevanda spiritosa che è la moretta. Sì, parecchi turisti, gente da fuori, gente del posto, tutti quanti vengono, parecchia gente. Vedo che ci sono anche dei preparati, questo ha aiutato anche voi durante la preparazione per accelerare anche il vostro lavoro, giusto? Sì, l'abbiamo fatto preparato con lo zucchero, perché facendone, capito, magari con le compagnie, lavorando con tanta gente, hai capito, si velocizza molto il lavoro. Però il prodotto è fatto artigianalmente da un liquorificio qua della zona del Marocchigiano e lo facciamo sia con lo zucchero, senza zucchero. Adesso abbiamo fatto la novità da qualche anno, ci abbiamo anche la crema di moretta. Perché la moretta ispira anche qualcosa di dolce. Sì, ispira il dolce, poi dopo ci abbiamo dei biscottini alla moretta, quest'anno abbiamo fatto il panettone alla moretta e tutto quanto. E quindi vari prodotti che si possono trovare anche giù al locale. La moretta è destagionalizzata, perché di moretta se ne parla tutto l'anno, giusto Stefania? Certo, sì. In inverno è più una cosa locale e saltuario del fine settimana per i turisti. D'estate invece c'è proprio l'affluenza del turismo, visto che oramai è conosciuta un pochino a livello nazionale e non solo. Quindi non ha più stagione e, come si dice, non ha neanche una data, un'età, quindi non ha età e non ha stagione. Quindi invitiamo tutti ad assaporare la moretta Caffè del Porto. Viva la moretta fanese e auguri di buone feste. Grazie mille, auguri a tutti. E buon Natale a tutti. La moretta non solo da bere ma anche da gustare. E sentiamo un po' il nostro maestro Andrea Urbani, che cosa ha ispirato questa volta. Beh, questo che presentiamo è un dolce chiaramente alla moretta, ovviamente l'ispirazione è venuta
per il concorso del programma Cake Star, quello che abbiamo vinto lo scorso anno, no, 2 anni fa sono passati. Dunque volevo regalare qualcosa per Fano e mi sono messo a studiare questo dolce alla moretta. Praticamente non è altro che sono 3 strati, da cui uno c'è un croccante di gianduia e nocciola, poi all'interno viene messo un cuore di una mousse al mascarpone con della moretta, una ganache alla gianduia e poi c'è un gel alla moretta all'interno, quello che praticamente la caratterizza un attimo. Nella sua completezza comunque viene glassata poi con una glassa al caramello per renderla così a specchio più accogliente, diciamo. Detta così ci viene già l'acquolina in bocca, quindi non vedremo l'ora di assaggiarla. La moretta è stata destagionalizzata, Andrea, quindi moretta tutto l'anno, giusto? Sicuramente sì, sì. A Fano ovviamente abbiamo questo unico prodotto che dobbiamo valorizzare al massimo e cerchiamo di farlo in tutti i modi. C'ho anche un cioccolatino che ho fatto proprio per valorizzare la moretta, che è una sfera di cioccolato con dentro ripieno un liquore alla moretta, cioè il caffè è proprio la moretta vera e propria. Questo deve essere mangiato intero con un morso, perché sennò rischi di sporcarti. Quindi dentro troveremo come sorpresa la moretta in liquore. Quindi la massima espressione è la combinazione con una bella moretta e il tuo dolce. Sì, sicuramente sì. Bene, noi assaggiamo queste prelibatezze, vi auguriamo buone feste, viva la moretta! Buone feste! Stefano, grande successo per questa kermesse intitolata Sorso di Tradizione, grande affluenza! Una grande affluenza, sono state offerte più di 2000 morette e più di 30 kg di dolci. È stato un grande successo e tanti turisti, anche persone venute con il pullman a visitare i mercatini di Natale, che hanno potuto trovare la tipica bevanda fanese e la versione dolce anche, e hanno apprezzato tantissimo, tant'è che ci hanno chiesto di farla anche settimana prossima. Ben ritrovati cari telespettatori, non è un déjà vu ma siamo di nuovo al Pincio, ai Giardini del Pincio, perché a grande richiesta torna la kermesse Sorso di Tradizione, la bevanda fanese, tipica fanese, la moretta. Vediamo chi ha ispirato per il nuovo dolce e per chi ha ispirato anche la nuova moretta. Andiamo a scorgere qualche altro segreto dei nuovi baristi che sono presenti alla kermesse. Venite con me. Rodolfo, la bevanda tipica fanese, la moretta, non solo si gusta, non solo si assapora, ma la si spruzza, la si odora. Sì, abbiamo pensato insieme alla Cosmesi Italia, che è un'azienda di Fano, e Andrea Meloni, e di inventarci un qualcosa che richiami la città di Fano, le sue tradizioni. E abbiamo pensato alla moretta, e creando questo nome Profano, che è una linea di profumi interessante, che può avere un duplice significato, perfano o profano non sacro. E è stata creata la moretta, fatta con tutti ingredienti marchigiani, a cominciare dall'anice, del rum fatto nelle Marche. Sì, perché giusto Rodolfo, essendo la rievocazione della bevanda tipica fanese, riporta anche nel profumo tutti gli ingredienti. Tutti gli ingredienti, sì, raccolti nel territorio fanese, così come un tappo molto bello in pietra delle Cesane, tagliato dagli scalpellini di Isola del Piano, a mano, per cui ogni tappo è diverso dall'altro. Carta riciclata di un'azienda di Piorco, vetro di Macerata, per cui tutto marchigiano. E insomma, abbiamo voluto creare questa chicca particolare in onore della nostra moretta. Quindi per gli amanti della moretta fanese, oltre che venirla a gustare a Fano, possono portarsi anche il profumo e gustarla a tutti i momenti della giornata. Assolutamente sì, dopo una moretta bevuta anche una spruzzata di moretta. Stefano, cosa proponete questa sera a Sorso di Tradizione? Proponiamo i nostri biscotti alla moretta, le morettine di Fano.
Raccontiamo poi quali sono gli ingredienti di questi biscotti. Niente, gli ingredienti sono un bicchiere di pasta frolla con farcito con una crema fatta con zucchero, uova, farina e gli ingredienti base della moretta che sono anice, rum e cognac. Il tutto glassato con la cioccolata e viene fuori questo bicchierino. Cosa vi ha ispirato questo dolce? Diciamo, pensando alla moretta, ci è venuto in mente di fare un modo diverso per farla gustare in questo biscottino da presentare anche come dolce in qualsiasi momento della giornata o da portare in qualche occasione, in confezione regalo. E diciamo fa il suo effetto. Ottimi anche per queste festività di Natale, no? Sì, possono sì. Venire direttamente da voi a trovare questa scatola che è meravigliosa anche come scatola regalo. E in pasticceria Anolfi, in via Anolfi 58. Perché le morettine sono buone dalla sera alla mattina. Alla mattina, la morettina, perfetto. Buone feste. Grazie altrettanto. Che emozione si prova a preparare una moretta? Allora, io amo la caffetteria, quindi tutto ciò che fa parte della caffetteria mi dà emozione e le morette, i fanesi e anche non fanesi la amano, quindi che dire, è piacevolissima. Perché quando c'è passione le cose vengono fatte bene? Sì, penso proprio di sì. E adesso chiediamo a Sesto, che di morette ne ha fatte tante nella sua vita, storico bar di Fano. Sesto, diamo qualche numero. E queste morette, quante ne abbiamo fatte? Morette? Ma facciamo 100 milioni? No, scherzo, non lo so, comunque un numero infinito, tanto specialmente nell'orario dopo pranzo, la sera, la moretta in continuazione si fanno adesso, quindi... Sesto, magari... nel corso degli anni è cambiato anche la modalità di bere la moretta. Prima la moretta si beveva dopo pranzo, adesso ogni ora è quella giusta. Sì, sì, sicuramente. Adesso la moretta va bevuta in tutte le ore, dalla mattina, pomeriggio, sera tardi, perché... Molti l'hanno sostituita anche il semplice caffè perché quel gusto dolce, aromatico, buono della moretta comunque è piacevolissimo, quindi anche tanta gente così insomma, la sta prendendo ecco, in questo modo, per quello è cresciuto anche tanto il consumo e anche la conoscenza verso questo prodotto che si sta allargando, no? Anche nel dappertutto. Anche fuori regione. Anche fuori regione, sì, ma... anche all'estero sono venuti dei clienti nostri che vengono tutti gli anni che l'hanno presa moretta, se la sono portata fuori, quindi è bello ecco, vedere queste cose così. Ecco. Quindi io direi che la moretta è patrimonio dell'umanità. Sì, 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 sicuramente, ormai si sta allargando tantissimo, è un prodotto tanto di riferimento per Fano, ecco, anche per farci conoscere in tanti posti, anche fuori così. Sì. Simona, un due dritte per chi volesse prepararsi una moretta a casa, abbiamo la possibilità anche dei preparati da portare sì, via. Sono preparati personalizzati, questo è proprio del caffè centrale, perché ognuno ha la sua preparazione personalizzata. Sì, perché ricordiamo che gli ingredienti più o meno li conosciamo, però ognuno ci mette il segreto, sì. L'ingrediente segreto e il centrale lo mette in questa meravigliosa bottiglia. Sì, abbiamo queste bottigliette più piccole di tre dimensioni e... Si possono mettere anche come pacchetto regalo, insomma adesso anche sotto le feste natalizie, così ne stiamo andando via parecchie. Zuccherate e non zuccherate? Sono leggermente zuccherate, così rispecchiano un po' tutti i palati. A chi non basta aggiungere lo zucchero a casa. E allora buona moretta a tutti. Buona moretta a tutti. Buona moretta a tutti. Grande richiesta, un
sorso di tradizione si riconferma anche questo weekend. Ma piace proprio questa moretta fanese? Beh, pare proprio di sì, i numeri sono dalla nostra parte. Il progetto Moretta è nato nell'ambito di promuovere i prodotti tipici del territorio. Noi come Confesercenti, oltre a tutelare i nostri associati dal punto di vista sindacale, cerchiamo anche di supportarli nelle iniziative che possono in qualche modo arrecare un beneficio economico alle loro attività. Ricordiamo che la kermesse rientra nel progetto Fano Gastronomica proprio per la promozione, insomma, di prodotti tipici del territorio, giusto? Assolutamente sì, e si è dimostrato negli ultimi anni che il comparto dell'enogastronomia funge veramente da volano per quanto riguarda il settore del turismo, quindi promuovere le tipicità del territorio è sicuramente un mezzo molto molto importante per cercare di portare turismo nei nostri territori. E anche una difesa del prodotto del territorio, giusto direttore? In che modo? Certamente, ogni porto di mare ha la sua bevanda, la sua bevanda tipica fatta con degli ingredienti propri. Noi a Fano abbiamo la nostra moretta, cerchiamo di tutelarla. Mi è capitato di recente di andare a mangiare in un ristorante in un paese qua vicino dove nel loro menù avevano la moretta e ho tenuto a specificare, ma si tratta di moretta fanese, quindi i prodotti tipici anche come elementi identificatori dei territori. Grazie direttore, buon lavoro e buone feste. Grazie, buone feste a tutte e buona moretta. Di tempo che stavamo pensando come appunto poter mettere una moretta all'interno di un dolce e dopo varie prove diciamo che siamo riusciti a inserire la moretta proprio in un dolce lievitato, in un dolce lievitato come appunto è il panettone, perché si presta molto bene e poi praticamente sostanzialmente noi mettiamo la moretta e facciamo prima un impasto al caffè e poi inseriamo, quando il panettone è ancora caldo, la soluzione alla moretta. E a questo punto diciamo molta parte dell'alcol rimane, però la parte aromatica, cioè l'alcol evapora ma la parte aromatica rimane. Diciamo che la moretta è Fano, e il fatto che noi possiamo mettere la moretta proprio dentro un panettone è una cosa molto indicata anche per il periodo, perché poi si porta in tutte le tavole, si può anche portare fuori dalla città. Il panettone, essendo un dolce che non richiede frigo o diciamo delle conservazioni particolari, quindi si può portare anche come dono, come regalo, ed è molto bella, una cosa molto bella. Ormai la moretta è diventata proprio la tradizione fanese, è inutile dire che fortunatamente si trova solo a Fano e come la fanno i fanesi è indiscutibile. E comunque la moretta è da sempre una bevanda che unisce, diciamo, la tradizione fanese, che anche i ragazzi, non c'è limite di età, insomma, dai ragazzi più giovani alla gente più grande gradisce sempre la moretta. Diciamo che la moretta è anche un elemento che ci caratterizza per il turismo, perché sempre più turisti vogliono provare questa bevanda speciale. Sì, esatto, nel periodo estivo soprattutto, quando ci sono, insomma, molto turismo, quando c'è molto turismo qui a Fano, anche tramite i social la moretta viene richiesta. E noi comunque al Caffè Cristallo diamo un'opportunità per il periodo estivo proprio di assaggiare una moretta diversa, quella shakerata, che anche i più curiosi, anche fanesi, la assaggiano molto volentieri. Moretta è Fano e l'abbiamo constatato e lo constatiamo quotidianamente noi che lavoriamo al bar, perché sia i turisti appena arrivano ci chiedono di provarla, sia i fanesi, è diventato proprio ormai parte della nostra storia, e la moretta ha un passato ma anche un presente, è una bevanda viva, una bevanda digestiva. È una bevanda che è apprezzata veramente da tutti e da tutte le età. È veramente identitaria, cioè ci caratterizza in quanto fanesi e in quanto Fano. Moltissime persone che arrivano la vogliono sentire, tutti la vogliono provare,
chi torna la vuole degustare di nuovo, perché così come si degusta da noi, ovviamente fuori Fano non c'è la possibilità di sentirla, ed è apprezzata veramente da tutti, sì. Stefano, io direi che questa seconda edizione di Sorso di Tradizione, due weekend, direi che è stato veramente un gran successo. Sì, anche questa replica diciamo che è andata alla grande, tanta partecipazione, tanta promozione del territorio e delle nostre attività principali di Fano, quindi siamo molto soddisfatti. Ho notato un grande entusiasmo anche con tutte le attività, insomma, bar, pasticcerie del territorio che rispondono bene a queste iniziative. Sì, ogni volta che chiamiamo per cercare di promuovere il territorio sono prontissimi a dare sostegno sia per la propria città, sia per il prodotto tipico, in questo caso la moretta, e anche per promuovere i propri locali. Quindi è proprio quello che ci dà la forza come Confesercenti di andare avanti, cercare di promuovere le attività, il territorio e i loro prodotti. Le prossime iniziative quali saranno? Qualche altra iniziativa in cantiere ce l'abbiamo, non vogliamo svelare niente, sicuramente anno nuovo ci saranno delle novità importanti. E allora niente, noi saremo qui ad aspettare le vostre iniziative, buone feste e viva la moretta fanese! Grazie mille, buone feste a tutti! Presidente, la kermesse Sorso di Tradizione si inserisce all'interno di Fano Gastronomica, all'interno del Pincio, villaggio di Natale, un Natale più fanese. Io direi che un tribudio di iniziative è un gran successo. No, quest'anno non possiamo che essere più che soddisfatti, perché a parte la collaborazione che abbiamo avuto con tutte le associazioni, peraltro anche quella che abbiamo avuto appunto oggi, e ci ha permesso appunto di valorizzare tantissimo il Pincio, cose che magari gli altri anni eravamo un po' più in difficoltà, perché chiaramente era un po' una novità il Pincio, cosa che invece quest'anno sta diventando una realtà vera e propria e ci permette di organizzare appunto tantissimi eventi come quello che abbiamo fatto oggi, che riscuote tantissimo successo. Quindi possiamo che essere solamente soddisfatti, e anzi continueremo anche per quanto riguarda il Natale, che ancora non è terminato, ma anche per i prossimi Natali che spero riusciremo ad organizzare, cercando sempre di creare queste collaborazioni, di rafforzare le collaborazioni che abbiamo fatto quest'anno. Quindi non possiamo che essere soltanto che più che soddisfatti. Presidente, abbiamo notato con queste iniziative che il lavoro sinergico è la formula vincente. Sì, no, la formula sicuramente azzeccatissima, anche perché, ripeto, tutto questo flusso di persone che sta arrivando qui al Pincio è merito un po' di tutti quanti, di tutte le associazioni che hanno collaborato. L'evento che ha organizzato appunto la Confesercenti ha permesso peraltro di valorizzare chiaramente un prodotto nostrano, che è la moretta. Non a caso anche la Proloco col suo stand ha voluto valorizzare la moretta di Fano, ma al di là di questo comunque ha permesso di portare, come dicevo prima, moltissime persone, e queste persone sono rimaste molto contente. Quindi la sinergia secondo me è la cosa fondamentale, che punteremo anche per gli anni futuri, perché è la base. Cioè, più siamo sicuramente più riusciamo a fare, anche perché l'evento è grosso e quindi la collaborazione è sicuramente fondamentale. Siamo giunti alla conclusione del ciclo di incontri, dei talk, come tematica la moretta fanese, all'interno della rassegna Sorso di Tradizione. Abbiamo scoperto come questa bevanda della tradizione di Fano abbia ispirato tantissimi maestri di pasticceria fanese, e creando delle meravigliose eccellenze gastronomiche. Io vi auguro un buon proseguimento con i programmi di Fano TV, e non mi resta che assaggiare e bere questa moretta e augurarvi buone feste.